Benvenuti nel canale ufficiale di Autocentri Balduina. In questo video vi parleremo della nuova Skoda Karoq 2022. Ma prima di vedere com'è la nuova Skoda Karoq, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. Dal costruttore Boemo ecco in arrivo il restyling della Skoda Karoq, un rinnovamento che era nell'aria, meno marcato per quello che è l'aspetto estetico, più tangibile per la parte tecnica e meccanica. Insomma, l'obiettivo è abbastanza chiaro: proporre un'auto dai contenuti moderni e soprattutto in linea con quella che è la concorrenza. Del resto stiamo parlando di uno dei modelli più riusciti di casa Skoda, secondo per vendite solo alla Octavia, che da oggi ha visto all'attivo la bellezza di mezzo milione di immatricolazioni in tutto il mondo. Come detto, la nuova Karoq cambia fuori dal punto di vista estetico, con novità più che altro che servono ad abbracciare il recente corso di design intrapreso da Skoda. Un nuovo disegno coinvolge quindi la mascherina e i fari, e proprio questi ultimi vivono una delle novità maggiori con l'arrivo dei Matrix LED in optional per quanto riguarda i gruppi ottici anteriori e dei full LED di serie al posteriore. Migliora anche l'aerodinamica, con leggere correzioni stilistiche che hanno coinvolto il disegno dello spoiler o delle calotte degli specchietti esterni, così come è stato rivisitato il profilo dei bei cerchi in lega disponibili nelle dimensioni da 17 a 19 pollici. Nella lunghezza di 439 cm e nel passo di 264 c'è poi tutta l'essenza di un tipico SUV di medie dimensioni, perfetto sia per muoversi agevolmente in città che per viaggiare. Lo spazio a bordo non manca, così come quello destinato al vano di carico. Dietro si può contare su una capacità a partire da ben 521 litri. Restando poi all'interno della nuova Karoq 22 si fa notare la nuova strumentazione digitale, il cruscotto per intenderci da 8 a 10,25 pollici e lo schermo dedicato all'infotainment grande fino a 9,2 pollici. Sollevando il cofano della nuova Skoda Karoq troviamo a disposizione motori benzina e diesel. Con i primi si viaggia col 1000 da 110 cavalli o il litro e mezzo da 150 cavalli, mentre per i secondi si parte da 2000 TDI declinati nelle potenze di 116 o 150 cavalli. La trazione è anteriore su tutte le motorizzazioni, mentre quella integrale si può avere solo assieme al 2000 TDI da 150 cavalli. Se vi è piaciuto questo video che abbiamo dedicato alla nuova Skoda Karoq 2022, beh, allora mettete un bel pollice su, commentate, seguite le nostre pagine social. Per farlo avete tutti i link nella descrizione sotto il video. A presto!